annunciato oggi i nuovi personaggi della patch 1.6 di Honkai Star Rail. Ve li faccio vedere qua su schermo, a cominciare da questo bel personaggio, Ruan Mei, molto intrigante. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere un altro personaggio che ha un nome che è tutto uno show, praticamente il Dottor Ratio, cioè... Mamma mia, allora, giusto per farlo capire, perché magari molte persone non capiscono il significato di una parola in inglese, il ratio, quando tu vai a usare questa parola appunto in inglese, è un pochino come per dire, guarda, una persona ti ha fatto un commento e ha ricevuto tipo 5 mi piace, tu fai un altro commento e tu ricevi, che ne so, una cinquantina di mi piace. Quindi hai fatto una sorta di ratio, nel senso che la differenza tra i mi piace che tu hai ottenuto e quelli dell'altra persona sono molto di più. Quindi vuol dire che molte più persone appunto condividono quello che tu hai detto. Ok? Giusto per specificare appunto qual è il significato della parola. Questi ovviamente sono i personaggi 5 stelle. Ora vi faccio vedere l'ultimo, ovvero Shuei, che è il nuovo personaggio 4 stelle, che ripeto arriveranno nella versione 1.6. Ora diciamo giusto qualcosina di più appunto su questi personaggi, a cominciare da Ruan Mei. Lei è un personaggio 5 stelle ovviamente, che fa danni ice e segue il path di Harmony, ergo essenzialmente è un tipo di personaggio che andrà in un qualche modo a buffare i nostri personaggi. Ora, avevo già letto in rete di persone che dicevano finalmente arriva il support specifico per Jing Liu. Calma, ancora non si sa tutto di questi personaggi. Ho letto in rete qualcosina, dicono che non dovrebbe essere un buffer al danno elementale, o in ogni caso che dovrebbe essere più una roba generica e quindi non tanto per Jing Liu, che poi, permettimi, cioè, veramente ti va di andare a pullare un personaggio buffer per un unico personaggio? Cioè, io per esempio l'ho fatto su Genshin Impact perché potevo permettermelo con la signorina Shene, che è il miglior buffer per il danno crio che c'è in gioco. Però capito, cioè, sono personaggi molto specifici e dubito che la signorina Ruan Mei segua quest'andazzo. Poi dovremmo vedere il suo kit, quindi stay tuned per le prossime puntate di Project Honkai, gente, quando ne parleremo. Però nel frattempo non si dice, meglio non ho conferme in rete che lei dovrebbe essere appunto un support specifico, ok? Un'altra cosa che voglio dire su di lei, prima di andare avanti, è che Ruan Mei, il nome, riprende molto Mei, giusto per, di Honkai Impact Third, quindi va a riprendere, ora non ti dico il design o lo stile del personaggio, però facci caso che hanno ripreso appunto il nome del PG per utilizzarlo anche su questo. Che poi tra l'altro qua dovremmo fare prima o poi un discorso molto specifico per quanto riguarda Honkai Star Rail e non solo, perché il fatto di riprendere il design di alcuni personaggi, mi pare di averne già parlato in passato, però è una scelta sia positiva che negativa, nel senso che il fatto di poter creare qualcosa di nuovo ha sicuramente un appeal maggiore rispetto al vedere le stesse cose ma trasportate su giochi diversi. Quindi il fatto stesso che abbiano fatto un design un pochino diverso con un nome simile, secondo me è una scelta migliore, giusto per darti appunto un contenuto fresco e non un qualcosa che si era bene o male già visto. Andiamo avanti con i vari personaggi, ritorniamo sul Dottor Ratio, anche lui è un personaggio 5 stelle che fa danni imaginary e segue il path di Ant. Che allora, questo personaggio è veramente molto particolare, a parte per il fatto che fa parte dell'intelligenza guild, questa fazione piuttosto particolare di Star Rail. E insomma, mi piace molto il suo design perché è veramente molto particolare. Facci caso che ha questo libro molto grande con degli schemi matematici, insomma si vede che è un genio questo tizio, eh? A parte questo, allora, dato che segue il path di Ant, non lo so, potremmo dire diverse cose. Sinceramente non abbiamo, ti ripeto, ancora leak concreti per il kit di questi personaggi, soprattutto con i moltiplicatori, quindi mi astengo da dare opinioni definitive su appunto su ognuno di loro. Però detto questo, immagino che questo sarà un personaggio, se non ti dico DPS, magari sub DPS, insomma, segue il path di Ant, dovrà pur farla qualcosa, Quindi, insomma, mi piace molto questo stile. Tra l'altro mi ricorda per certi versi
il personaggio di Albedo, giusto per personaggio genio, insomma molto intelligente. E oltre a questo, ora non so se si vede, ma dato che c'è questo meme in inglese, giusto per riportare ancora il discorso della lingua, che il radio è una sorta di presa in giro quando tu prendi più appunto più like rispetto a un'altra persona, e il personaggio stesso ti sta facendo una L. In inglese, quando tu fai una L a una persona, vuol dire che ha lose, insomma, ha perso un confronto di qualche tipo. Infatti, se andate a vedere tipo nelle GIF che si possono trovare di Star Rail, ce n'è una dove c'è Silver Wolf che ti dice L, Skill Issue, Ratio, insomma, sono tutte prese in giro, no? E quindi facci caso che lui ti sta facendo la L più il ratio che nel nome. Cioè, guarda... personaggio più presa per il culo di questo qui non so cosa ci sia, quindi veramente bravi quelli di Oyaverse per fare una cosa di questo tipo, quindi veramente molto carino. Ora vi dirò cosa ne penso di questa patch a breve, però prima concludiamo questo discorso facendo vedere la signorina Shuei. Questo è un personaggio ovviamente 4 stelle, segue il path Distraction, quindi piuttosto particolare, e lei fa danni Quantum. Allora, di personaggi Quantum ne abbiamo già un bel po', sono la maggior parte tutti molto forti, non c'è alcun dubbio su questo, tra Sele, Fu Xuan, insomma anche Lynx che è uscito di recente, personaggio veramente molto buono, poi ovviamente c'è la signorina Silverwolf che ti aiuta in una marea di modi, quindi insomma bisogna vedere, perché il path Distraction, anche questo qua è un bel path per fare danno, quantomeno per anche da sub DPS, insomma tutte queste cose qui. Tra l'altro il suo design, giusto per dire, mi ricorda per certi versi quello che avevo visto di una Fatui Harbinger, che però non mi ricordo il nome, mi pare che era tipo quella con Sandrone, dove aveva una sorta di robottone che la teneva su, qualcosa del genere. Però appunto vedere come questo personaggio è circondato da tutti questi meccanismi, insomma tutti questi robot e cose di questo tipo, mi ha ricordato alla mente questo. Ora facciamo un discorso un pochino più generico per quanto riguarda questa patch. Io me ne vengo dalla 1.4, dove ho pullato a più non posso. Nella 1.5 prenderò qualcosa? Assolutamente no, perché voglio cercare di risparmiare, anche perché non mi convincono più di tanto i nuovi personaggi. Cioè, Argenti è bellissimo, che cosa gli vuoi dire, ma non mi va sinceramente di buttare delle pull in un banner che non mi interessa, soprattutto perché dovrei cercare di avere fortuna, perché dovrei vincere un 50-50, quindi... E a parte questo, saltando una patch ovviamente dovrei avere un pochino più di pull, questo sì... Però bisogna vedere fino a dove riesce ad arrivare, perché allora voglio dire che ultimamente mi sta andando leggermente bene su Star Rail, perché sono riuscito finalmente a sbloccare Welt Young, che ok, magari non sarà super iper mega meta, ma almeno posso avere un pochino più di varietà nei team. Ho trovato totalmente a caso Topaz, ho livellato Guinai Fen, quindi sto ampliando un pochino la mia scelta di personaggi da poter utilizzare all'interno del Memory of Chaos e Forgotten, no? Insomma tutte queste cose qua, quindi più scelta hai, più riesci a fare contenuti endgame e quindi più riesci anche a farmare le Stellar Jades. Quindi devo vedere se prima o poi riuscirò a finire questi contenuti, appunto a farmare abbastanza, e poi magari reinvestire queste pull in un personaggio specifico. Ma ti ripeto, se nella 1.5 non mi interessa quasi nulla, nella 1.6 di questi personaggi lei è veramente molto carina, ma un Harmony 5 stelle sinceramente non so quanto mi interessa. C'ho già Bronia, quindi non mi va di investire su qualcosa che non potrebbe aiutarmi molto. Cioè, già avrei dovuto farlo con alcuni personaggi in passato e non l'ho fatto, errore mio. E poi altri personaggi tipo lui, non lo so, devo pensarci un attimino se fare appunto un investimento di questo tipo. Però insomma gente, queste erano bene o male le news per quanto riguarda Honkai Star Rail. Nelle prossime puntate di Project Honkai andremo ad analizzare il loro kit non appena saranno disponibili.